tra poco, a oggi. Buonasera, vi anticipo i temi che affronteremo nella edizione di questa sera di oggi. Parleremo della situazione inerente al conflitto in Medio Oriente ed anche in Ucraina, dove c'è stata la visita a sorpresa del segretario di Stato americano Blinken. Per quanto riguarda invece la nostra identità regionale, ci sposteremo nel Brindisino, dove sono partiti i lavori di rifacimento stradale in vista del G7. Parleremo anche di un importante convegno internazionale che si è tenuto nel Foggiano. Rallentano i lavori del teatro Mercadante di Cerignola e naturalmente poi anche la pagina sportiva con i verdetti ancora non risolti per quanto riguarda Europa e salvezza. Tutto questo tra qualche istante. A oggi. Oggi comincia adesso. Il conflitto in Medio Oriente è probabile, secondo parte americana, che non ci sarà una vittoria totale di Israele su Hamas. Lo hanno specificatamente messo in evidenza numerose fonti dell'amministrazione Biden. Intanto il governo israeliano ha messo nella condizione di mettere le proprie truppe vicino al confine con la città di Rafah. Tra l'altro, intervenendo a un summit della gioventù della NATO a Miami, il vice segretario di Stato americano dice che il leader israeliani parlano dell'idea di una sorta di vittoria schiacciante sul campo di battaglia, ma non penso che crediamo che ciò sia probabile o possibile. Tra l'altro non si ritiene, secondo parte americana, che quello che sta avvenendo a Gaza sia un genocidio. Intanto, per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, visita a sorpresa lunedì del segretario di Stato americano Blinken in Ucraina, dove ha incontrato il presidente Zelensky ed ha confermato all'omologo ucraino che gli aiuti militari stanno arrivando e faranno davvero la differenza sul campo di battaglia. Zelensky ha insistito sulla necessità di maggiori mezzi di difesa aerei, chiedendo due batterie per la regione di Kharkiv in queste ore. È pesantemente. E per quanto riguarda invece la vicenda legata al G7 a Brindisi, ammonta a un milione di euro un progetto per la manutenzione stradale in provincia di Brindisi in vista del G7 che si terrà dal 13 al 15 giugno prossimo a Borgo Enazia nel Fasanese. In questo caso l'intervento riguarda la città di Brindisi, che ospiterà la prima cena ufficiale del vertice il 13 giugno con la presenza anche del capo dello Stato. Il progetto prevede il rifacimento stradale di tratti di contrada nei pressi dell'aeroporto e lungo la provinciale per San Vito dei Normanni nell'area del Castello Spivo. Aggiorni l'aggiudicazione di questi interventi. La procedura viene gestita dalla provincia di Brindisi. Intanto sono in corso di esecuzione le opere di manutenzione straordinaria riferita ai tre lotti assegnati già nell'area di Savelletri sul litorale di Masano, a poche centinaia di metri dalla sede del vertice mondiale. E adesso parliamo delle bandiere blu, l'iniziativa che ogni anno vede in evidenza Lega Ambiente e la Fondazione Pi Italia. Ci sono novità importanti per la Puglia ed anche qualche esclusione eccellente. Tre nuovi comuni sono nella lista: Lecce, San Cataldo, Patù e Manduria, e una uscita Margherita di Savoia. In totale la Puglia ha 24 bandiere blu che vengono assegnate sulla base di specifici criteri. Il sindaco di Lecce Salvemini ha affermato che oggi è stata una giornata storica per la città e per il Salento, una grande soddisfazione. Per il Foggiano ci sono riconoscimenti per le isole Tremiti, Rodi, Garganico, Peschici, Vieste, Zapponeta,
per la BAT Bisceglie, per la provincia di Bari, Polignano a Mare Monopoli, per Brindisi a Fasano, Stonia e Cremopitia, per quanto riguarda il Salento, Lecce, San Cataldo, Melendugno, Castru, Patrù, Salve, Ugento, Gallipoli e Nardò. Spostiamoci adesso a Lucera, nel Foggiano, dove un grande riscontro di pubblico ha segnato la sesta edizione di Corti in Opera, il festival di cortometraggi organizzato dal Cineteatro dell'Opera di Lucera, in collaborazione con il locale comune e con il patrocinio di Regione Puglia e Provincia di Foggia. Tra l'altro, l'evento si è svolto da mercoledì 8 a sabato 11 maggio scorso. L'entusiasmo, la curiosità e le considerazioni degli alunni delle scuole primarie e secondarie hanno caratterizzato le mattinate delle prime tre giornate. Poi, in serata, sono stati anche annunciati e consegnati 5 premi per il direttore artistico Torinello. Insieme al direttore organizzativo Finizio sono stati raggiunti tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati. Siamo contenti perché Corti in Opera sta diventando un appuntamento atteso e questo ci gratifica soprattutto perché stiamo puntando molto sulla qualità. Si è svolta a Foggia un congresso internazionale della Società Medicina Interna per i giovani internisti. L'evento ha avuto luogo presso il Policlinico Riuniti di Foggia e ha riguardato i risultati ottenuti in campo di prevenzione delle malattie del fegato. È stato organizzato dalla unità di epatologia dell'Ateneo Dauno. Sono intervenuti numerosi esponenti medici che hanno parlato delle malattie del fegato, dalla cirrosi passando per emocromatosi e tumori del fegato. Il paziente non è consapevole di soffrire del suddetto problema, a meno che non venga diagnosticato grazie a test effettuati per altre ragioni. Il tipo di trattamento varia in base alla patologia presente. Sarà comunque lo specialista ad indirizzare lo stesso verso l'iter terapeutico più adatto al suo caso. Per la prima volta le 5 università della Puglia sono entrate in rete per dare vita a progetti comuni nel segno della sostenibilità e dello sviluppo. I 5 rettori hanno firmato l'accordo presso la sede della UNIBA, l'Università di Bari. Insieme formeranno il RUS Puglia, che è una articolazione territoriale della rete nazionale delle università per lo sviluppo sostenibile. La rete rappresenterà un punto di riferimento per il mondo accademico, così come per le istituzioni pubbliche del territorio, a partire dalla Regione Puglia. L'obiettivo sarà elaborare insieme proposte, iniziative e documenti nel campo dello sviluppo sostenibile, mettendo anche progettualità, competenza e anche promuovere uno scambio di informazioni. Un impegno che avevamo assunto nel lontano 2016 e che ora facciamo proprio come sistema universitario pugliese. E sarà un punto di svolta perché ci darà l'opportunità di lavorare sulla sostenibilità tutti insieme. Adesso parliamo di teatro, le divertenti avventure della famiglia Cantalanotte, ossia l'Associazione Amici del Buon Gusto di Cirignola nel Foggiano, per la prima volta sbarca fuori dai confini territoriali e approda per la prima volta in Piemonte con una delle loro avventure in dialetto cerignolano. Chiune Cambi e Chiune Chiang. L'evento si svolgerà il prossimo 19 maggio al Teatro Massaia di Torino e rientra nel quadro degli eventi promosso dall'Associazione dei Cirignolani, la Cicogna del capoluogo torinese, per gli eventi dedicati alla locale patrona Maria Santissima di Ripalta, che vuole stimolare la comunità con questa presenza così importante. Le avventure della famiglia Cantalanotte con la attenta sapienza e regia di Angelo Labbia sono molto seguite da questa comunità che non vede l'ora di accoglierli con grande affetto e seguire nella loro terra questa avventura in rigoroso dialetto cirignolano. Più volte Angelo ai nostri microfoni ci ha detto: facciamo questo per il bene di Cirignola, perché tutti sappiano che la nostra è una passione che mettiamo al servizio della comunità. E Torino li attende a braccia aperte. Ricordiamo che i protagonisti di questa storia, oltre ad Angelo Labbia, sono Antonella Cirillo, Michele Avello, Domenico Trallo, Paolo Barracino, Angelo Braschi, Chiara Musicco, Raffaele Pacifico, Lisa Labbia, Lucia Totaro e Mario Massara. Rimaniamo in tema di teatro perché
vanno a rilento i lavori del teatro Mercadante della città di Cerignola. Antonio Specchio. Ed è in maniera non troppo spedita e con qualche intoppo burocratico il restyling del Teatro Mercadante di Cerignola. I lavori di ristrutturazione interni ed esterni alla storica struttura hanno subito un lieve rallentamento nelle ultime settimane. Il direttore artistico Savino Zaba fa il punto della situazione restando comunque fiducioso. Procedono, adesso stiamo monitorando quando ci sono purtroppo tante figure che convergono, la sovrintendenza, la direzione dei lavori, potrebbero esserci dei piccoli ritardi, noi faremo in modo che questi ritardi siano minimi e che quindi entro il 2024 il Teatro Mercadante possa tornare a disposizione della comunità e quindi tornare con una nuova stagione. Intanto si è conclusa la stagione teatrale del Mercadante, condotta in trasferta al Cinema Teatro Roma, visti i lavori. Divertissement di Rocco Papaleo ha completato un cartellone ricco e rivolto all'accessibilità. Un cambiamento di rotta rispetto a quello che c'era nel passato. Abbiamo dato un'impronta anche al teatro accessibile con degli spettacoli sperimentali. Insomma, stiamo cercando di sperimentare nuovi linguaggi del teatro. È un percorso che richiede un po' di tempo, ma che già al secondo anno ci ha dato più soddisfazione, ha fatto crescere il numero degli abbonati. E, insomma, questo per cercare di rendere questo teatro, il Teatro Mercadante, un teatro accessibile, un teatro, come diciamo sempre, per tutti. Il rallentamento dei lavori non cambia l'obiettivo primario in vista della prossima stagione. E veniamo adesso alla pagina sportiva. Il terzultimo turno della Serie A ha visto ancora i verdetti da definire, sia per quanto riguarda l'Europa che per quanto riguarda la salvezza. Si complica per il Napoli l'avventura europea. Gli azzurri sono stati sconfitti in casa dal Bologna per 2-0, mentre Milan e Atalanta certificano il loro cammino verso la Champions League. Rossoneri vincenti 5-1 sul Cagliari, bergamaschi 2-1 uno sulla Roma. In chiave salvezza si rilancia l'Udinese con il Lecce già salvo che vince alla Via del Mare per 2-0, mentre si complicano i piani del Sassuolo che perde 2-1 ad opera del Genoa e l'Empoli ad opera della Lazio all'Olimpico per 2-0. Per quanto riguarda la lotta per l'Europa e la Conference League, bene la Fiorentina che vince sul Monza, mentre il Verona si avvicina nonostante la sconfitta ad opera del Torino. La Juve continua a non vincere 1-1 contro la Salernitana. Adesso le attenzioni si spostano sulla finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. E alle 18:32 oggi termina qui. Prossimo appuntamento con l'informazione domani mattina alle 8:30 con l'edizione estiva di Buongiorno News e naturalmente altre notizie nel corso della giornata. Buon proseguimento di serata.